felice di essere qui davanti, perché questa sera mi viene data la possibilità di presentarvi la Teresa vestita da Musazzi. Vi racconterò alcune cose del mio spettacolo. La scala è mobile, quindi fate il conto che qui vicino c'è il mio Giovanni. Questa donna che si presenta con la scopa, con il secchio, con tutti i suoi pensieri, e inizia dicendo: Teresa di tutto il mondo, ridiamo, 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 le chime! Il mio soprammobile Colombo Giovanni Spazzino, nei cessi della città, da quando i sindacati ci hanno cambiato la categoria e l'hanno chiamato operatore ecologico, capo del gabinetto del comune, da lui fa il biglietto e visita. Una donna come me, che meritavo di sposare un ingegnere, un tutù, un avvocato, ma chi l'ha messo a mandarmi una cage? Mamma, che Dio t'abbia in gloria, ma che te vuole dare la ciulata, eh? Scusa, Teresa, che hai partito? Se per ruai ne fai il manubri, partito, ma anche il tuo uomo che avevi partito, cosa ti ha dato di buono nella vita? Quattordici figli. Lui era un grande artigiano e la mia mamma una santa donna, che era in paradiso la mia mamma, una donna economica, che le periferie l'ha mai spenduta, che l'ha mai, non li ha mai comprati, li ha sempre valere. E quando li faceva qui, a più a più gli applicava lì. C'è bellare più qua che se sbocca. Non sbagliava un coin con la mia mamma. Io sono stata l'ultima gemella con la mia germana. Alla prova stai con la mia germana. Cattì, prepotente, con un carattere da masala, gente. 9 mesi di gestazione, me è stata calita. E mi diceva, Teresa ti resta là. Ma che cavolo, Germano? E te che ti cacciava in bocca? E ti spesa il fiato. Germana, dispettila che piacere! Al settimo mese lo vorrei mandare fuori. Quindi, ma Germana, sono ancora prematura! Ma interessa no, mi va fuori di palma! Mese, quando è scoppiata l'acqua dalla mia mamma, a credere in delle cace, aiuto, c'è arrivato dentro la mano dell'elevatrice, aveva su 3 anelli, la madonna sgravelata, e la maciata per il culo, la tirava, aveva qui il collo che correva il bidello della bicicletta. Visto che non uscivo per la testa, la maciapapa ricaicai, la madame
ogni sera è stato lì da quando ho incominciato a vedere il mondo ingambilato. E poi naturalmente la vicenda continua finché arriva questo nipote dall'America che arriva in Italia per conoscere le radici della sua famiglia. E questo bambino lo porta poi nel cortile, si apre la scena, c'è il cortile, ci sono delle ringhiere e questa Teresa che si nando il cortile dice al nipote: Cortini, Cortini, Cortini Lombardi, Cortini dove noi siamo nati, cresciuti, dove abbiamo gioito e sofferto, Cortini che si sapeva tutto di tutti, che si sentivano gli odori delle minestre, della polvere, della candeggina, Cortini che le ruste stanno sradicando per fare posto a questi scatoloni di cemento armato, Cortini che al mattino al suono delle campane e delle sirene usciva la ragiura e guardando sulla ringhiera sopra urlava: Rosetta! Rosetta! Casonazzino! Perché lì la bicicletta da pompare, la vasina sarona, ne se lì invece a grattare il Dio mio! E usciva la Rosetta piena di bigodini col vaso da notte. Mamma, te te metti la cipria. Voglio urinare, mi sona! E con risveglio incominciava la guerra. La guerra del cortile, quella sotto con quella di sotto. Usciva con la gabbia dell'uccello. Virginia! Funziona! Arrivò che ti distendi il terenzai sulla gabbia del Meusello, greggio l'acuto, te me ne già fa tre patria assassina. No, cara, assassina te sentì, che hai fatto crepare il tuo uomo a botte. Prego, il mio uomo è morto col mio nome sulle labbra. Sì, ma non hai sentita l'ultima parola, però. Cortini dove si nasceva e usciva la fumata e chiamava raccolta le donne urlando: donne, donne, le fera! E correvano le donne da monise che un ne mesi la ventusa la pancetta e la tortusa era una puritura sale le masce greppa il pure una femmina. Già di mammi vega via l'uscevo. Santesa, quanta archili, domani le bue. Te che tira per la placenta. Se te un ranieri, non la declinata che le lascia dentro. Ho fatto bene in scile e parlerà a darmi te, già. E usciva la puerpera, stringendo al seno la sua creatura, che le donne andavano di due, che faccia smorta, e faccia smorta donna fora, che fa fatica, non lo sto come fa un petto, vedevo, vedevo, le vette, c'ha vite, c'ha vite, Maria, Olga subì al macellaio. E ora dire che avrà le bistecche in vita. Cioè, ma svelta che era il granca che il mandare a Laura. Non era ancora nato. Aveva già il libretto della camera della Laura. E fanpuna Cinue, fanpuna te. Sei che la cunilla. Ciao Ginueva. Crepa. Cortili, dove ci si sposava e arrivavano gli invitati parenti a digiuno del giorno prima.
e scendeva la sposa di bianco vestita, seguita dalla mamma che dalla ringhiera visto la sorella che da 20 anni non ci parlava più assieme. Faccia da merda! Con chi da nascu! Oh, che di nuovo mi accusa su venirmi! E adesso le capo! Sì, ma dopo il banchetto te che da mangiassi! E c'era la distribuzione dei confetti, tutti addosso in mezzo alla polpe, la Sonia che dopo averlo morsicata diceva ti le bus. Perché? Che denno la cannella? Sceva le denno da lì, ma le denno da là. Siete una lì a lì? Le incinta da 3 mesi. Chi le che sta? Da Brescia. E allora tutti insieme si urlava e di la scusa porca vacca, e tutti insieme a piedi attraversavano il paese per raggiungere la chiesa. Naturalmente se pioveva si diceva scusa bagnato, scusa fortunato. Cortili dove si moriva, arrivava il viatico e col viatico le nuore. Viatico entrava, le nuore. Alberto. Le già vestito si fa sue matate. Ma sai crei che se ti spiccia il soffo per me? La moglie del moribondo Tosato ha lavorato tutta una vita, facciamoci un bel funerale prima, la nuova manco sta sestituiora, quell'altra è mica da seconda, questa metà, la terza in viperita, o quella disoccupati per quel che non la sa lì, anche se lo buttiamo dentro nell'olona. Quando uno è morto e muove, te lasciano dire il piacere. Il moribondo sente, si alza, guarda le nuove e poi dici, denne le canzoni che vuol cimitero per me. C'era la televisione dei poveri, in ogni cortile c'era una Madonna, un altarino, che alla sera al tramonto tutta la comunità si ritrovava per la recita del Santo Rosario. La Paolina, la più anziana, quella che sapeva il latino. Oh Dio, se mia vittoria, mira mi intende! Già ciucca tutti insieme risponde al sì sì den, che domande festina nel primo mistero gaudioso si contempla che chi l'è camulà. Conosco i tuoi odori. Io, giù, non so neanche come si fa a farle quelle cose lì. Li comprerai già fatti. E la Paolina sbarbugnere, tusante marida, guardesa fenda, nanza la Madonna. Oh, li faceva anche lei. Un
terminava il rosario con tutte le giaculatorie e ognuno si ritirava nel proprio appartamento. In mezzo al cortile troneggiava il grande monumento, a Letrina. Una per 25 famiglie, un metro quadro con gli spiatatoi, l'assa da pic, l'assa da fiù, l'assa da cre, l'assa da... Al basso due mattoni con un buco scentrato che se sbagliavi il colpo ti andava a finire sul calcagno. Al posto del chiavistello, che lo fregavano per la candecina, legavano un pezzo di corda con un nodo da tenere in bocca. E se arrivava uno di premura e apriva la porta, uscivano anche le coriotte. Ebbene, signori, di qui ci siamo passati tutti, analfabeti, letterati, scrittori, industriali, operai, onorevoli e ministri. Ecco perché a Roma lo chiamano ancora il gabinetto dei ministri.